Laura Scuriatti, mi dispiace tanto che non possa godere di questo, quindi vi saluto dalla mia casa romana e ho cercato di fare il mio meglio per, diciamo, accogliere in modo degno Nina Loi. Alla mia destra ho un parato di William Morris, quindi diciamo, cito una fonte importante della figura di cui stiamo discorrendo e mi piace, diciamo, pur mettere questo nostro incontro sotto l'egida di quello che era, pare, il quadro preferito di Nina Loi nella produzione di Edward Van Jones, Love Among the Ruins. Dunque, io non ho nessuna competenza specifica per parlare di Nina Loi e dell'argomento di questa bella, importante riunione. Partiamo appunto con queste citazioni di Morris e di Burne Jones dall'ambiente vittoriano in cui questa potente figura di scrittrice, non solo di scrittrice, è nata e si è venuta formando e da cui ha preso, diciamo, anche una bella corsa, soprattutto, diciamo, fuggendo dalla cupa madre calvinista, evangelica. E qua subito mi viene in mente che tra gli interessi di Laura Scuriatti c'è anche la figura di Lars von Trier, che queste atmosfere, diciamo, di cupo evangelismo ha assai efficacemente rappresentato in un bellissimo film di molti anni fa, Le onde del destino. Infezioni, antibiotici possono essere le cause del L'assenza delle interferenze. puoi trattare prurito e bruciore grazie alla sua azione interna ed esterna. Scusate, chi è entrato può spegnere il microfono? C'è qualche microfono acceso. Allora, proseguo in queste mie poche battute. Io non ho, diciamo, nessuna competenza specifica, però ho guardato il libro con un grande interesse, un libro che mi sembra molto complesso, molto utile, largamente meritevole di attenzione, con questo suo sapiente intreccio di ricostruzione biografica, di dato biografico e di dato teorico. Un elemento che vedo, diciamo, da cultore molto esterno di queste cose, poiché io mi occupo di storia della filosofia e abito prevalentemente i secoli dal XV al XVIII, quindi da tutto quello che viene dopo, ho, diciamo, appetiti abbastanza scostumati, non disciplinati, diciamo, da una specifica formazione. Vedo però che indagini sul modernismo negli ultimi tempi stanno molto legando, in un modo che mi pare fruttuoso per quello che ne leggo, la considerazione biografica con quella delle fonti teoriche, per così dire. Mi è capitato recentemente di vedere recensioni di alcuni volumi che mi sembrano rientrare in questo. Uno che mi ha molto colpito, No Modernism Without Lesbians di Diana Suani, e ancora Circles and Squares, The Lives and Art of the Hampstead Modernist, di Caroline McLean, tra l'altro Hampstead è proprio il quartiere in cui nacque Nina Loi. E in ultimo, lo vedo registrato forse con minore convinzione, Square Haunting di Francesca Wade, dove si parla dei Five Writers in London, tra cui Virginia Woolf, abitanti tutte per un certo periodo attorno alla stessa piazza di Bloomsbury. Dunque, in questa costellazione di letteratura, in cui, diciamo, mi pare che le connessioni tra biografia e scrittura, biografia e teoria, biografia e prassi letteraria siano al centro dell'attenzione, il libro di Laura Scuriatti, si segnala per imponenza, si segnala per accuratezza, si segnala per grande intelligenza. Non era facile intervenire, credo, visto dall'esterno, su un personaggio come Nina Loi, intorno al quale comunque Laura Scuriatti ha dedicato già molti diversi interessanti contributi. È stata quella di Nina Loi un'esistenza e una produzione procedenti per frammenti, diciamo, il carattere frammentario, accidentato, molto variegato, intermittente della produzione si è associata a un'esistenza essa stessa composta di frammenti molti diversi, è stata un'esistenza la sua, si direbbe, pluridentitaria, questa donna incredibile che appunto prendendola in corsa, fuggendo come una matta,
dalla cupa atmosfera della sua famiglia, segnata soprattutto dalla figura della madre, s'avventura per itinerari di formazione e di esperienza intellettuale che sono andati dall'Inghilterra alla Germania, alla Francia, all'Italia, agli Stati Uniti. E particolarmente importante credo sia anche la parte del volume di Laura Scuriatti che è proprio dedicata a questo intenso e significativo rapporto della LOI con l'ambiente culturale italiano, con la Firenze degli anni 10 del Novecento, con l'esperienza delle riviste fiorentine, con Papini, con Marinetti. Dunque una figura così poliedrica, una figura così stimolante rispetto a tanti ambiti di competenze. Utile, molto utile per chiunque si occupi del Novecento e non soltanto del modernismo in letteratura o nelle arti o in architettura. Una figura come Mina Loi e un libro come quello di Laura Scuriatti su Mina Loi. Il lessico dei problemi, il lessico dei massimi problemi di Mina Loi, arte, autore, genio, identità, soggetto, pubblico, società, opera d'arte, mercificazione, è in gran parte il lessico del Novecento. E in questo contesto c'è anche uno spunto che mi ha particolarmente interessato nel libro, insomma la problematizzazione del rapporto per un verso tra avanguardie e modernismo considerate globalmente ma anche distintamente e la dimensione della politicità, la dimensione pubblica, la dimensione collettiva. Vedevo appunto come circoli ancora in storiografia una certa connotazione delle avanguardie come più politiche, tra virgolette, più attente al dato sociale, al problema politico, ai problemi anche ideologici e meno in questo, diciamo, quello che va sotto l'etichetta di modernismo. Ma naturalmente il libro di Laura Scuriatti ci insegna che innanzitutto una interprete così originale e dinamica del modernismo stesso come Mina Loi ha saputo sabotare dall'interno, rivedere dall'interno, urtare e rivedere dall'interno quelle che possono essere assunte come le categorie descrittive di un canone modernista. Io non prenderò altro tempo e sarò invece molto lieto di ascoltare innanzitutto Laura Scuriatti e di apprendere da lei tante cose oltre quelle che ci ha raccontato nel libro e poi di ascoltare i miei colleghi che saluto e che ringrazio tanto, colleghi del mio dipartimento che da punti di vista diversi, da ambiti diversi, hanno tutte le specifiche competenze per parlare di questa straordinaria figura e del libro molto importante che Laura Scuriatti le ha dedicato. Grazie tanto. Se posso intervenire, ringrazio moltissimo il professor Ricci per questa introduzione generosissima e molto molto precisa, piena di spunti, a cui spero di poter rispondere successivamente. Ringrazio soprattutto il Dipartimento di Studi Linguistico-Letterari e Storico-Filosofici e Giuridici dell'Università degli Studi della Tuscia per avermi ospitata, invitata. Ringrazio le colleghe e i colleghi che partecipano oggi come interlocutori e come pubblico, agli amici e soprattutto la professoressa Gina Gioia per aver avuto l'idea di questo evento e anche per aver gestito in modo così magistrale la transizione in remoto. Chiaramente sarebbe stato bellissimo essere a Viterbo di persona e incontrarvi tutti. Se c'è una cosa positiva di questa situazione è che molte persone che altrimenti non avrebbero potuto partecipare sono presenti. Quindi grazie mille, sono molto felice di discutere del mio libro con voi e ne parlerò brevemente per circa 15 minuti, tentando di illustrare gli aspetti principali della mia ricerca e lo farò dando una panoramica anche della vita di Mina Loi, perché non è una scrittrice conosciutissima, appunto, e anche perché, come diceva il professor Ricci, anche se io ho decisamente
delle remore a utilizzare così tanto il dato biografico nello studio della letteratura. Nel caso di Loi, l'autobiografia è proprio anche le caratteristiche, le strutture dello scrivere, la vita dell'autrice stessa e di altri sono parte integrante del lavoro che lei fa, quindi è impossibile, diciamo, non parlarne. Allora, io ho preparato una presentazione in modo da evitare che tutto questo sia astratto. Spero che non sia un problema e che non vi annoi. Sì, direi che comincio. Allora, Loi, appunto, è una figura poco conosciuta. È stata poco conosciuta in Italia, nonostante sia stata tradotta nel 2003. Una bellissima traduzione di Antonella Francini che raggruppa alcune poesie e dei manifesti, alcuni saggi, nonostante appunto abbia poco conosciuta in Italia, nonostante abbia abitato per circa 10 anni a Firenze. E anche nell'ambiente angloamericano da cui Loi proviene, è stata solamente recuperata, riscoperta negli anni 90 a seguito dei tentativi di ampliare il canone letterario artistico per fare spazio a voci appunto fino allora escluse. Una figura che Sasha Colby, una regista studiosa di teatro, ha definito camaleontica, cosmopolita e controversa, e che invece Gertrude Stein ammirava perché pare che fosse l'unica che capiva la sua scrittura senza le virgole, che non le ha mai chiesto di aggiungere le virgole per capire le frasi. Ecco, Loi, come ricordava anche il professor Ricci, ha avuto una vita peripatetica, nata a Londra da una famiglia da padre ebreo ungherese e madre inglese, una madre che era fortemente antisemita, paradossalmente, e che è misogina e che ha reso la vita impossibile a Mina, come ricordava il professor Ricci, che infatti, come vedete, è scappata prestissimo. Ha studiato arte a Monaco di Baviera, si è trasferita giovanissima con il marito a Parigi per studiare arte, è stata come pittrice, ha iniziato la sua carriera, è entrata, è stata ammessa al Salon d'Automne e spostandosi a Firenze con la sua giovane famiglia, è lì che ha iniziato a scrivere poesia e ha iniziato reagendo anche alle poetiche dei futuristi. Come vedete, appunto, ha avuto una vita molto movimentata. Loi parlava tutte le lingue dei posti dove è stata, tranne lo spagnolo. Quindi ha avuto una vita decisamente anticonvenzionale, con 4 figli da 3 mariti diversi, spostandosi tra nazioni, continenti, ma anche arti, stili, movimenti artistici, lingue e linguaggi. Infatti Loi si è dedicata appunto alla pittura, al disegno, alla letteratura, poesia, ha scritto un romanzo, ma anche alle arti applicate, al design. Qui la vedete nel suo negozio di paralumi con Peggy Guggenheim a Parigi. È stata una donna che ha vissuto appunto in modo molto anticonvenzionale e non ha, per esempio, considerato la maternità un ostacolo all'arte, bensì come processo creativo, e l'ha integrata anche nelle sue opere, nella sua poetica. Loi ha attraversato i movimenti artistici più importanti del primo Novecento, il futurismo, il surrealismo, New York Dada, e in ognuno dei luoghi in cui si è stabilita ha creato amicizie e interlocutori fondamentali per la sua poetica. Tra le persone più importanti, appunto gli interlocutori più importanti, troviamo i futuristi Papini e Marinetti, con cui ha avuto un rapporto molto conflittuale, ma molto produttivo a livello estetico, Dina Barnes, Gertrude Stein, Joseph Cornell,
Marcel Duchamp, Ezra Pound, Nancy Cunard, Peggy Guggenheim, Man Ray, eccetera. Quindi Loi ha saputo creare una rete di connessioni tra tutte queste persone, poetiche e stili. Quindi guardare a Loi vuol dire anche ripensare la circolazione di idee tra le avanguardie nel modernismo, anche rifiutando il paradigma di centro e periferia, invece adottando quello del network, della rete, della circolazione, della disseminazione. Come vedete da questa diapositiva, questa è una grafica che avevo sviluppato per cercare di spiegare il ruolo che Firenze aveva anche avuto nella circolazione di idee moderniste. A Firenze Loi si è trovata in un luogo che esso stesso all'interno dell'Italia fungeva da un luogo di mediazione di idee che arrivavano dalla Francia, dall'Europa, dalla Mitteleuropa, quindi da Vienna, dalla Germania da tutta Italia ovviamente, frequentando il gruppo intorno al Caffè Giubberosse, quindi gli intellettuali fiorentini, non solo i futuristi, e anche però la comunità anglosassone legata al salone dell'ereditiera americana Mabel Dodge, dove Loi incontrava regolarmente Isadora Duncan, Gertrude Stein, Leo Stein, Igor Stravinsky, e dove Loi veniva in contatto anche con le nuove idee estetiche e politiche che arrivavano dall'America. Per esempio nel salone di Mabel Dodge si leggevano i nuovi lavori di Havelock Ellis, il sessuologo, i manifesti di Emma Goldman e Margaret Sanger dall'America, del gruppo Heterodoxy, si discuteva di Freud, incontravano Roberto Assaggioli, che era il creatore di una nuova forma di psicanalisi in Italia. E quindi Loi si è trovata essa stessa a fare da mediatrice. Pensare e lavorare sulla poetica e sull'opera di Loi è anche appunto pensare alla circolazione di idee in termini di rete e di network. Quindi Loi è una figura molto complessa e affascinante, e nel mio libro mi soffermo su quattro temi fondamentali. Il dialogo appunto transnazionale, partendo proprio da quello che succede a Firenze, l'attenzione di Loi ai meccanismi dell'arte, della letteratura che si andavano affermando, quindi un interesse per i meccanismi per cui l'arte acquistava un ruolo di strumento epistemologico, emancipatorio, liberatorio. Il terzo tema è l'esplorazione estetica e filosofica di diverse forme di soggettività. In ultimo, un'osservazione dell'emergere in tutto il corpus di lavoro di Loi di una posizione che cambia continuamente, ma che è una posizione essenzialmente che punta all'eccentricità. L'eccentricità che Loi non declina solo come un rifiuto della norma e dei dogmi in nome di una posizione ribelle, quindi non una posizione, diciamo, frivola, ma come distacco critico, come forma di osservazione, autocoscienza e disidentificazione. Già da Firenze Loi esplorare questo concetto di eccentricità, mi sono appoggiata a un libro meraviglioso, Le eccentriche scrittrici del Novecento, a cura di Anna Botta, Monica Fernetti e Giorgio Rimondi, con saggi anche di Luisa Muraro, che per me è stato utilissimo. Quindi Loi da Firenze comincia a scrivere
ma pubblica le sue poesie e i suoi saggi non in Italia, ma nelle più importanti riviste di nicchia moderniste, gli small magazines degli Stati Uniti, quindi The Little Review, The Dial, The Transatlantic Review, Rogue. E non riesce, non comunque, nonostante dipenda economicamente da queste pubblicazioni, Loin decide di non aderire mai ai canoni di professionalità che si stavano affermando anche in questi ambienti di nicchia. Quindi, nonostante Loin faccia un lavoro estremo di revisione dei suoi lavori, poi non corregge le bozze, si rifiuta, oppure mette delle date sbagliate ai suoi scritti. Quindi rifiuta nella pratica l'autorità. Diciamo la sua autorità, l'autorità dell'autore rispetto all'opera. Non crea un corpus letterario, non si occupa mai di pubblicare tutti i suoi lavori insieme, infatti una sola antologia, una sola raccolta è uscita negli anni 50 delle sue opere, e questo ha fatto sì che il suo sia un corpus veramente, appunto, come ricordava il professor Ricci, frammentario, che è stato riunito solo dalle figlie e che si trova ora nella Beinecke Library, un corpus in cui hanno messo mano tante persone, quindi anche, diciamo, un assemblage. Infatti alcuni dei suoi lavori sono proprio dei collage, degli assemblage curati da altre persone. Quindi questo è importante perché anche nella pratica ci ricorda che Loin riflette e in qualche modo rifiuta la figura dell'autore come maestro, master, come creatore e in possesso del suo lavoro. Loin si dedica soprattutto alla poesia, ed è una poesia sperimentale, caratterizzata da un verso libero, linguaggio scarno, aforistico, con un inglese defamiliarizzato e per molti versi deterritorializzato e permeabile al plurilinguismo. Integra le innovazioni grafiche, tipografiche del futurismo e dell'imagismo, ma soprattutto all'inizio, negli anni 10 e 20, ma non smetterà mai di fatto, si dedica nel suo lavoro, alla celebrazione, riscrittura e interpretazione dei lavori degli artisti con cui è venuta a contatto e con cui partecipa con cui partecipa agli esperimenti del modernismo. Quindi scrive appunto su Gertrude Stein, e questo è uno dei testi che lei scrive, questa è una traduzione mia, scrive poesie sull'Ulisse di Joyce, in cui riscrive, reinterpreta e celebra l'Ulisse, scrive sul processo per oscenità alla Little Review, in occasione della pubblicazione di alcuni estratti dell'Ulisse, in particolare di Nausicaa, e questa è la poesia che vedete, Apologia di Genio, in traduzione di Antonella Francini. Scrive sui futuristi, pubblica un romanzo negli anni 30 sul surrealista tedesco Richard Hölze. Quindi Loin, nel momento in cui celebra il genio, il ruolo emancipatore liberatorio dell'arte e il ruolo iconoclasta dell'avanguardia, crea per sé anche una figura di autrice che è capace di interpretare, ricanonizzare e integrare l'opera degli altri nella propria. Nello stesso tempo, però, si occupa anche delle conseguenze del rapporto conflittuale tra arte e consumo, arte mercato e intrattenimento. E infatti, per esempio, abbiamo alcuni scritti in cui si prende gioco anche di come la firma di alcuni autori sia diventata merce, come quella di Picasso. E questa era una cosa che preoccupava molto anche Gertrude Stein, altra celebratrice del genio, come sappiamo,
ma attenta alle dinamiche di come questo genio veniva creato e ricevuto negli ambienti artistici. Questo in particolare forse perché entrambe erano donne e figure che sono state poi appunto marginalizzate. Quindi Loy ripensa la figura dell'autore o dell'autrice, che si rifiuta di declinare al maschile, la ripensa come soggetto femminile e non più singolo e autonomo, ma aperto, quindi in dialogo con le storie e le vite degli altri. E le riscritture, le reinterpretazioni sono appunto parte di questa poetica. E questo io è dialogico, non è, è diverso dall'io collettivo dei manifesti, il noi, ma anche dal rifiuto dell'io, per esempio, di movimenti come Dada. È un io appunto che è sempre in dialogo con un altro e questo vale sia per le forme di riscrittura che Loy produce, ma anche per i propri soggetti poetici che lei crea. Per esempio il romanzo Insel, appunto dedicato al surrealista tedesco Richard Hölz, mischia biografia e autobiografia. Non è l'unica a fare questo in questo momento, questa è una cosa di cui mi sto occupando, è il mio nuovo progetto di ricerca. Altre autrici, autori come Gertrude Stein, con l'autobiografia di Alice B. Toklas, Karl van Vechten, che era l'agente di Loy, hanno fatto questo e hanno pensato a questa cosa. Per riflettere su questo meccanismo molto importante, che io trovo molto emozionante, mi ha aiutato moltissimo il libro di Adriana Cavarero, Tu che mi guardi, tu che mi racconti. Quindi Loy, nel ripensare, ricreare la figura dell'autrice, inserisce anche molte esperienze autobiografiche, anche estreme. Questo come il parto, la sessualità, l'identità sessuale e l'antisemitismo che lei esperisce molto da vicino, di cui è vittima da parte della madre. E queste esperienze sono espresse in un linguaggio molto diretto e sperimentale, cosa che le ha portato grande anche disagio. In America alcuni anche dei direttori delle riviste, per esempio Amy Lowell, aveva scritto a un certo punto che non voleva più pubblicare Loy, nonostante la sua rivista fosse una rivista d'avanguardia importantissima, proprio perché la combinazione tra linguaggio sperimentale e quasi scientifico e molto diretto rispetto al soggetto sessuale con un'autrice donna non era possibile. Era diciamo giudicato problematico. Quindi altro filo rosso il quarto tema del mio libro, dell'opera di Loy, che muta costantemente, è la sua attenzione per le condizioni di marginalità. Loy propone soggetti poetici, figure, personaggi e storie autobiografiche in cui il tema è il rifiuto dell'adesione a categorie di appartenenza di ogni tipo, incluse anche quelle linguistiche e nazionali. Sono i soggetti che emergono, quindi sono soggetti marginali, transnazionali, poliglotti, e questo è soprattutto il caso anche dei lunghi progetti autobiografici di Loy, mai finiti, due in particolare, due sequenze poetiche, Anglo-Mongrels and the Rose, Islands in the Air, che è ancora rimasto frammentario, e una pubblicata, Love Songs to Johannes, dedicata a Papini. Quindi in ognuno di questi lavori Loy propone una marginalità che si declina come eccentricità, cioè come posizione di resistenza e di rifiuto di identificazione, ma anche di apprezzamento
per questa posizione, per i vantaggi epistemologici anche che questa posizione dà. Una posizione che Loi ha anche praticato nella vita, per esempio durante i suoi lunghi soggiorni a Parigi negli anni 20 e 30, quindi tra le due guerre, Loi ha partecipato, faceva parte di tutti i circoli più importanti letterari e intellettuali, come anche Diona Barnes, quindi frequentava la libreria Shakespeare & Co., il salone di Gertrude Stein e anche il circolo intellettuale lesbico dell'Académie des Femmes di Natalie Barney, di cui facevano parte per esempio Colette, Diona Barnes, Radcliffe Hall e Gertrude Stein. E nelle le sue opere di questo periodo osservano, apprezzano, ma non abbracciano mai né la performance cosmopolita degli intellettuali espatriati, e poi per esempio possiamo pensare a Movable Feast di Hemingway, e nemmeno la posizione militante dei gruppi intorno a Natalie Barney. La stessa cosa succede al ritorno negli Stati Uniti. Loi si ristabilisce a New York negli anni 40 e decide di isolarsi, di andare a vivere nel Bowery in povertà. Il Bowery era uno dei quartieri più poveri di New York, nelle vicinanze della sua cara amica Diona Barnes. E in questo periodo Loi continuerà a scrivere, ma smette di pubblicare, e le sue poesie sono di nuovo, propongono l'osservazione molto lucida delle dinamiche della povertà sulle strade di New York. Quindi osserva gli sweatshops, i senza tetto, osserva anche qualche volta gli intellettuali che vengono a fare slumming nel Bowery, in modo appunto lucido e mai melodrammatico, e inizia a dedicarsi di nuovo all'arte visiva, creando assemblage con oggetti trovati per strada, e qua ne vedete tre esempi, uno in una mostra in cui era presente anche Marcel Duchamp, e quindi crea lavori multimediali ispirati appunto anche al dialogo con Joseph Cornell, che in questo periodo è stato un suo grande amico e collaboratore. Quindi per me esplorare la poesia e la prosa di Mina Loi e capire la sua opera molto difficile e frammentaria mi ha costretto non solo a ripensare le categorie fondanti del modernismo e dell'avanguardia e il modo in cui questi movimenti sono stati anche canonizzati dai protagonisti già, cioè da coloro che li hanno vissuti, e questo è sicuramente uno degli aspetti fondamentali del libro, ma mi ha anche costretta a confrontarmi con un pensiero antinormativo e femminista molto complesso, e per me questo è stato uno dei lati più emozionanti e produttivi di questo incontro con lei e con la sua opera. Grazie, e spero che adesso potremo conversare. Mi si vede? La presentazione è sparita? Grazie Laura Scuriatti. Gina, prendi tu i comandi? O no? Pensavo che i comandi fossero i tuoi, Saverio. Ah, va bene, sono nel pieno dei miei comandi. Allora, adesso, secondo problema, innanzitutto grazie molte a Laura Scuriatti per questa esposizione così efficace della sua ricerca e del suo lavoro. Io adesso darei la parola subito a Raffaella Petrilli, che abbiamo salutato prima, per la sua comunicazione. Raffaella, prego. Raffaella, accendi il microfono, per favore. Raffaella, accendi il microfono. Pensavo di averlo acceso, scusami, ma ogni tanto la barra scompare, quindi mentre clicco lei è scomparsa e quindi non funziona. È acceso adesso, no?
Allora, ringrazio Saverio per la presentazione e Laura perché mi ha fatto conoscere, io confesso non la conoscevo prima, la figura di Mina Loi, e ho letto attraverso il suo libro così ricco, così denso di informazioni e anche di proposte, di ganci per la riflessione, tutta una serie di cose che non avevo, su cui non avevo riflettuto in modo sistematico. E forse proprio questo è le cose che vorrei dire a proposito, e anche chiedere a Laura, perché io mi faccio delle osservazioni, ma poi le sottopongo all'autore, all'autrice in questo caso, e a chi ne sa molto più di me. All'inizio pensavo, ne abbiamo anche parlato qualche giorno fa, pensavo che l'aspetto che mi colpisse di più di Mina Loi fosse la sua capacità di attraversare campi di arte così diversi tra di loro, tipo l'arte visiva, così come la poesia o la narrazione, ma e anche, diciamo, modalità all'interno di ciascuna di queste pratiche artistiche, attraversare la capacità di attraversare modi diversi di farlo. E, diciamo che da questo punto di vista, però, la figura di Loi mi sembra la figura tipica di un momento in cui l'arte rielabora se stessa, no? E il campo estetico, il campo della pratica estetica si interroga, si mette in discussione e cerca delle strade nuove. Quando si è questo e quest'altro, quando si è una forma d'arte e un'arte, nello stesso tempo, Aristotele insegnerebbe, siamo nella potenzialità, cioè nel movimento, nella fase in cui tutto questo, c'è un problema che si rimette sul piatto, si riapre e cerca delle strade. Da questo punto di vista, ecco, la figura di Mina Loi incarna perfettamente questo, perché poi non si è fermata mai, no? Come dicevi anche tu, Laura. Quindi molto più dei suoi più noti e delle figure che poi sono rimaste al centro della storia dell'arte, della storia della letteratura, la figura di Loi incarna esattamente la potenzialità della ricerca e della ridiscussione, che è una fase, diciamo, non cronologicamente delimitata, ma che attraversa costantemente, in ogni momento, la pratica artistica. Ne abbiamo parlato con te, una di questi momenti è quella che noi abbiamo con altre colleghe studiato come street art, cioè quel momento in cui non si è né nell'arte né fuori dell'arte, né nell'ecito né nell'illecito, insomma nel campo della potenzialità, e riuso questo termine perché mi interessa molto e penso che sia adeguato. Però poi, leggendo il tuo libro, mi ha attratto un altro aspetto, e cioè un altro aspetto contraddittorio, che è quello della capacità di Loi di riflettere e intenzionalità di Loi di riflettere sulle pratiche artistiche dell'epoca, e nello stesso tempo questo lavoro di decomposizione del soggetto, che sembra essere proprio opposto al soggetto che riflette su. Cioè, il soggetto che riflette su è un soggetto pieno, è un soggetto che ha davanti a sé un dato, una realtà, che può rifiutare anche le categorie, rimetterle in discussione, quindi ha un'autorità, ha un'autorevolezza filosoficamente molto piena. Ecco, questa figura di un soggetto che fa questa cosa e però poi decostruisce se stesso, no? Decostruisce proprio la forma di autorialità, di come dire, sentenzialità, mettendosi ai margini. Questa è un'altra curiosa, importante contraddizione. Quindi, mi sono chiesta, questa forma di potenzialità, quale campo chiama in causa? Cioè, quale tipo di problema è in causa? Non è soltanto quello della rielaborazione dei linguaggi dell'arte. Ma di che cosa è il sintomo? Di quale problema è il sintomo? E forse, diciamo, ci sono entrato attraverso il discorso degli anagrammi e degli pseudonimi che lei costruisce su se stesso, no? Quale migliore forma di auto scomparsa
e della scomparsa di degli altri si ottiene anagrammando i nomi. Ora, da semiologa, gli anagrammi, so che gli anagrammi e lo studio degli anagrammi hanno una cittadinanza negli studi semiologici molto importanti. Sappiamo tutti che è stato Saussure, cioè il padre del significato nel pensiero semiologico contemporaneo, a studiare una forma di espressione che mette in gioco il significato, anzi che mette fuori gioco il significato, che lo decostruisce, lo allontana. Saussure appunto studia le leggi di queste regole anagrammatiche, anzi scusate, studia le regole anagrammatiche che sono quelle che si giocano sul puro piano significante, cioè delle assonanze, dei suoni, delle ripetizioni e così via. Ecco, l'anagramma è una forma di, per quanto riguarda il segno, di messa fuori gioco del significato. Anagrammare un nome, e lei se ne ha fatti tanti, tu li hai elencati a pagina 140, Imna Oli, Nimalio, Anim Yol e così via. Dove è finita Minaloi in tutta questa sequenza di nomi? Si è persa, si è disintegrata. E la seconda osservazione che mi ha fatto pensare è quando tu usi appunto Cavarero nell'idea che il soggetto non è un soggetto interiore, un soggetto a tutto tondo, ma è il risultato del discorso, della narrazione da parte di un altro e di se stesso pure. Cioè una frammentazione della presenza del soggetto molto forte. Allora, da una parte, e arrivo alla conclusione, da una parte un forte soggetto capace di riflettere metariflessivamente sulla realtà che lo circonda e un soggetto talmente frammentato da sparire al di là, al di sotto del proprio nome ed essere affidato allo sguardo degli altri, alla parola degli altri, all'espressione degli altri, come Odisseo che viene riconosciuto, si riconosce perché qualcuno parla di lui, no? Ecco, Cavalero usa gli esempi greci, anch'io li uso molto perché penso che siano un po' il centro di tutto, e beh, però è proprio questa la forma del soggetto greco, aristotelico intendo, più forte di tutti, quello che sa rappresentare la frammentarietà e diciamo la fondamentale intersoggettività del soggetto e lo rappresenta in quanto tale. Quindi che non ha bisogno per rappresentare il soggetto di costruire un'interiorità fittizia che non esiste, che non c'è, perché come dice Aristotele noi siamo animali politici, cioè della polis, della relazione con l'altro, e che riesce a pensare questa frammentarietà. Ecco, a questo punto io penso, credo, mi sembra di aver trovato la connessione tra una diciamo pratica estetica di riformulazione delle categorie, la capacità e la presenza forte di Minaloi come autrice che riesce a riflettere sulle categorie fondanti dell'arte e la capacità anche di Minaloi di inventarsi o di toccare, di praticare una soggettività molto più potente di quella che è affidata alla interiorità del genio, per esempio, no? Allora, l'assunzione piena dell'essere sulla bocca degli altri, dell'essere su una rete di discorso, il riconoscimento di questo è la chiave che, a mio giudizio, ma insomma tu sei la massima esperta, unifica tutti gli aspetti così contraddittori e frammentari, come diceva giustamente all'inizio Saverio, di questa figura e anche la sua imprendibilità, se vuoi, no? La sua attuale difficoltà a concluderla in una immagine unitaria. Non c'è. L'immagine unitaria è l'immagine, secondo me, della riflessività, autoriflessività, che è il vero strumento di conoscenza, e lasciami aggiungere, forse tipicamente femminile? Non lo so. Questo lo lascio a voi. Spero di essere stata chiara, ma insomma non volevo neanche prendervi troppo tempo. Illustrarvi i miei dubbi e come io penso che si possano, che nella mia testa, leggendo le tue pagine, li ho risolti, però a voi il giudizio, insomma.
Grazie. Scusate, prego. Raffaella, grazie molte di queste penetranti osservazioni intorno, diciamo, a un soggetto così forte che può fare a pezzi il soggetto, anche se naturalmente stiamo passando da un aristotelico mondo di sostanze a un assai post-aristotelico mondo di processi, di eventi. E quindi, sì, hai detto delle cose che mi risultano molto familiari e molto interessanti e molto importanti. Come volete procedere? Che Laura Scuriatti risponde a ciascuno dei discussant oppure risponde alla fine? Lo chiedo innanzitutto a Laura, come lo trovo più comodo. Allora, data una, siccome ho una certa età, non so se mi ricordo tutte le domande fino alla fine. Forse, allora, sì. No, nel senso, forse è più vivace se rispondiamo direttamente e poi da lì si sviluppano altre domande, se va bene per tutti gli altri. Se lei ha una certa età, figuriamoci io. Allora, però la prego di rispondere molto sinteticamente perché sennò non stiamo nei tempi. Grazie. Assolutamente. Sarò sintetica. No, allora, grazie a Raffaella Petrilli per le osservazioni molto molto utili. Volevo giusto dire due cose. Allora, assolutamente, sono d'accordo e volevo solo aggiungere due cose. Uno, è vero che gli anagrammi sono una forma di fuga e a suo modo di, diciamo, disidentificazione di nuovo e di messa fuori gioco del significato, però sono anche dei teaser, appunto, come dicevi tu, quindi prima di tutto Loi non li usava solo per se stessa, ma anche per altri, e quindi è anche una forma di invito all'intervento del lettore, per esempio, nella creazione dell'opera, no? Quindi questa è un'altra forma di apertura del soggetto autoriale e dell'opera stessa come forma di incontro, secondo me. Quindi questo assolutamente c'è proprio una riflessione anche sull'effetto degli anagrammi. Però nello stesso tempo è anche quello che tu hai posso darti del tu, spero, che tu hai identificato, cioè il paradosso tra un soggetto forte che appunto crea, interpreta, ricrea e poi anche invece il rifiuto di un soggetto così forte è paradossale, ma è anche secondo me chiaramente il risultato di una riflessione poetica e femminista. E non è stato sempre così, nel senso che Loi c'è arrivata nel corso di 20 anni e lo si vede anche nella sua opera che questo viene sviluppato, cioè se prima aderisce magari anche a dei canoni di soggetto che forse ammiccano appunto anche a questi forti soggetti maschili della poesia modernista, no? Come Pound, Eliot o anche Joyce, poi appunto Loi esplora queste forme, esplora anche le conseguenze della presenza di questi soggetti e se ne sposta. E tra l'altro anche comincia a smantellare la nozione che questo rapporto forte tra il soggetto e la sua creazione, il soggetto dell'autore o dell'autrice e il suo pubblico, possa anche portare a qualsiasi forma di conoscenza alta, come invece promettevano i canoni del tempo. Ecco, quindi sì, è un processo a cui lei arriva che si vede emergere man mano. È un processo di autoriflessione. Sì. Grazie, grazie. Grazie molte. Allora, adesso la parola a Gina Gioia. Grazie, grazie a tutti. Grazie a Laura Scuriatti di aver accettato l'invito. Grazie direttore per le sue parole, per come sta dirigendo la discussione, grazie a Raffaella Petrilli e tutti quelli che ci stanno ascoltando e gli altri che parleranno tra un po'. Io ovviamente
come tutti sanno, in questa chat, non so come si chiama, insomma, io non sono una letterata, sono una povera giurista, e quindi farò qualche, insomma, le suggestioni che mi ha diciamo suggerito questo libro, ecco, ce l'ho. No, vi devo dire che abbiamo acquistato il libro in biblioteca e poi è scoppiato il Covid e io ce l'avevo a casa e quindi poi abbiamo dovuto chiedere il PDF all'editore che gentilmente ci ha mandato. Io sono rimasta colpita, ovviamente dal mio punto di vista sono molti i punti interessanti, dalla celebrazione del genio che lei faceva e che si faceva, che si in questo periodo, le poesie che ha scritto per l'Ulisse di Joyce. Ovviamente l'Ulisse di Joyce è un caposaldo per chiunque, insomma, si sia in maniera molto molto tangenziale, diciamo così, avvicinato alla letteratura, e quindi l'idea che l'Ulisse di Joyce fosse sia stato processato sostanzialmente, e gli hanno fatto proprio uno screening, una radiografia parola per parola per vedere se fosse osceno oppure non osceno, insomma, forse oggi fa un po' ridere, però queste cose succedevano, sono successe anche in Italia almeno fino agli anni 70. E sono famosi i processi a Pasolini, per esempio, quindi non devo ricordarli io, e quindi mi sono un po' interrogata su questa, cioè, insomma, mi ha suggerito qualche riflessione sull'idea dello sceno, obscenity degli inglesi, e sono andata un po' a vedere come, io non sono penalista, quindi non mi occupo di reati, ma insomma, siccome mastico di diritto, so leggere il diritto anche quando non è proprio quello di cui mi occupo io. E sono andata, ed è sempre molto interessante, innanzitutto, vedere la combinazione tra la morale e il diritto, perché ovviamente l'oscenità è un concetto di morale, non è un concetto che viene dal diritto. E quindi uno si chiede, ma perché l'ordinamento decide a un certo punto di sanzionare l'oscenità? Cos'è che, quando è stato scritto il nostro codice penale, ovviamente questo problema si è posto, e hanno cercato di trovare una via di mezzo tra gli estremisti, diciamo, osceni, tra virgolette, e gli estremisti non osceni, cioè i puritani, quelli che vedevano tutto completamente osceno, insomma. Quindi senza... E io mi sono chiesta, ma come mai l'ordinamento vuole proteggere questo bene che poi in realtà è un bene morale? Cioè, se qualcuno commette un atto osceno, ammettiamo uno si va in giro senza vestiti, no? Atto osceno in luogo pubblico. Chi lede? C'è qualcuno che perde qualcosa economicamente? No? Non c'è un danneggiamento di una persona. In realtà ho cercato di darmi una risposta in questo modo, perché, cioè, se il sentire comune è nel senso che andare in giro nudi per strada sia osceno, ovviamente può succedere che qualcuno più estremista colpisca quelle persone che vanno in giro e quindi pensi di fare giustizia da solo. Quindi, per evitare questi comportamenti che nessuno vuole, quindi per evitare che la gente decida di farsi giustizia da solo, l'ordinamento fa una tara quindi prende i due estremi e trova un punto di
di contatto, in maniera tale che si possa stabilire a un certo punto chi abbia commesso un'oscenità in questo senso. Oggi ovviamente queste almeno non mi sembra, insomma, ovviamente ci sono dei paesi dove questo accade, ma non per fortuna nei nostri paesi. Diciamo che questi reati riguardano soprattutto la pornografia, e riguardano però la pornografia portata fuori dalla propria casa. C'è stato per esempio un caso di una persona che andava davanti alle scuole e faceva vedere i giornaletti pornografici ai ragazzini, quindi ovviamente questo costituisce un reato, ecco. Però insomma non c'è l'oscenità, l'oscenità non entra mai nella casa delle persone, cioè a casa sua ognuno per fortuna fa più o meno quello che gli pare nei limiti della tutela dei diritti degli altri. Un'altra cosa che mi portava, che in qualche maniera c'è anche nel bel libro di Laura Scuriatti, parlando della vita e delle amicizie anche di Mina Loi. Oggi l'altra cosa su cui per fortuna si è avuto che è stata superata l'altra oscenità, tra virgolette, è il riconoscimento del transessualismo. E però anche qui c'è un passaggio attraverso un giudice, nel senso che quando una persona decide di cambiare sesso, non può decidere andare in ospedale e cambiare sesso. Deve chiedere al giudice se può cambiare sesso, sostanzialmente. Cioè deve attivare un procedimento davanti al giudice, e il giudice, fatte le dovute indagini circa la sua, che hanno anche sul piano psicologico della persona, decide che quel soggetto può cambiare sesso. E anche qui mi sono chiesta, ma perché l'ordinamento ha interesse a... Ma intanto, banalmente, perché quando una persona cambia sesso cambia pure nome, quindi tutti i documenti da bianco diventa nero, cioè quindi non è banale cambiare tutti i documenti di una persona da quando è nata fino a X anni, ma anche perché attraverso questo meccanismo lo Stato riconosce quella persona e quindi dà l'immagine all'esterno che questo cambiamento è un cambiamento socialmente ammesso. Quindi secondo me questo passaggio attraverso l'ordinamento è un passaggio molto positivo, e che anche appunto gli estremisti dell'oscenità, se volete, si possano riconoscere. Le opere che facevano scandalo, no? Che non so, mi sembra che oggi facciano questo scandalo, non si vede nelle opere, ecco, non lo so, ecco, non sono io, non sono del mestiere, però spesso le opere che hanno fatto scandalo sono state e sono ancora delle opere importanti. Quello che mi chiedevo è, ma un'opera d'arte, per essere tale, deve fare scandalo? Ovviamente non solamente scandalo sull'oscenità, ma scandalo, cioè deve rompere degli schemi? Perché in realtà, secondo me, se noi tagliamo, censuriamo un'opera, chi ne perde? Chi l'ha scritta, ma soprattutto quelli che possono leggerla, quelli che leggendo quell'opera possono rompere certi schemi, possono capire che ci sono certi schemi che magari non gli vanno bene e possono romperli. Quindi questo è un po' la mia riflessione, scusatemi, ma insomma
Vi ringrazio. Grazie molte a te, Gina, molto interessante. Certamente, diciamo, quest'area del disciplinamento dell'osceno probabilmente nasce proprio con il disciplinamento sociale comportato dalla moderna concezione e pratica della statualità. Dico, sottolineo proprio moderna, sono rimasto abbastanza colpito dalla recensione che ho letto in questi giorni di un volume che credo sia molto interessante, intitolato Obscene Pedagogies, di una studiosa inglese, che parla dell'uso dell'oscenità, dell'osceno, delle situazioni oscene e così via, in opere pedagogiche nell'Inghilterra tra il 200 e il 300. Quindi in pieno Medioevo, per spiegare ai ragazzini la sintassi latina o qualunque altra cosa, gli autori pare che non lesinassero anche di immagini che 300 anni dopo, 400 anni dopo, figuriamoci, nell'Inghilterra vittoriana, dove abbiamo preso le mosse, sicuramente avrebbero dato scandalo. Allora adesso do la parola a Michela Marroni. Buonasera Michela, prego. Buonasera a tutti, grazie direttore, ringrazio Gina per aver organizzato questo evento e per averci fatto conoscere Laura, ed è stato davvero un piacere leggere il tuo libro. Sarò molto breve, ho una curiosità. Non è raro, anche nel caso della saggistica, che si scelgano libri di autori in cui ci riconosciamo. Io mi chiedevo appunto in che misura, Laura, Mina Loi ha rappresentato per te un elemento non solo di riflessione critica, ma anche di confronto personale. Lascio la parola a te. Che domanda difficile. allora, sicuramente Loi è stato un'autrice a cui io sono approdata comunque dopo molti anni di studio in cui mi sono occupata di scrittrici, soprattutto Virginia Woolf, Dina Barnes. Ho scritto la mia tesi di master su Dina Barnes, e quindi ci sono arrivata, diciamo, in seguito veramente a un percorso di studi. Quindi è inevitabile che forse appunto abbia rispecchi anche un po', rispecchi veramente i miei interessi, che sono appunto così focalizzati su autori e autrici che hanno uno sguardo molto critico e anche conflittuale con le forme di cui si occupano e che creano. Quindi quello che poi dirà di me non lo so, non lo voglio sapere, credo. Un'altra cosa che io trovo interessante, che per me è stato molto, per me è stata molto utile, è il fatto che appunto, essendosi spostata così tanto tra paesi e lingue, che è anche stata un po' la mia storia, molte delle cose che, molti degli aspetti che Loi, che emergono dalla scrittura di Loi, mi hanno aiutato anche a capire la mia posizione anche di persona che si muove tra 3-4 culture, 3 lingue, ecco, questo sì. Sì. E vorrei anche brevemente rispondere a Gina, all'intervento di Gina. Grazie a tutte e due. E Gina, guarda, c'è un libro interessante che si intitola Obscene Modernism, che si occupa proprio della categoria dell'osceno in questo periodo. Chiaramente la censura dell'arte non è una cosa nuova del primo Novecento, e neanche non è neanche nuovo il fatto che gli autori e le autrici si servano anche dello scandalo
per così, non solo per promuovere, ma proprio anche per riflettere sulla propria arte, no? Non è una cosa nuova. La cosa interessante, appunto, di cui però adesso forse non possiamo parlare, è il fatto che negli anni 10 e 20 ci sono stati tantissimi processi per oscenità, tutti mirati proprio a lavori che combinavano l'esperimento con il linguaggio diretto rispetto a contenuti espliciti, sia soprattutto sessuali, sì. E, vabbè, i tre processi a Joyce, quello del 21 e 22, scusa, quello del 1921 e del 33, sono proprio paradigmatici, perché sono anche processi in cui si discute di qual è il ruolo della letteratura e di come deve essere letta la letteratura, perché il processo di assoluzione, la sentenza di assoluzione del 33, stabilisce che siccome Ulisse è un classico, non può essere osceno, e questo è già interessante di per sé. No? Perché appunto siamo già negli anni in cui il canone funziona come canone, e quindi questo sì, però forse non è adesso, non c'è modo di discuterne, però possiamo parlarne, mi interessa la tua opinione. Dunque, ti ringrazio Laura per la risposta, spero di non averti fatto una domanda troppo personale, però ecco, quando scriviamo ci innamoriamo di un autore, o perché magari può essere anche diametralmente opposto a noi sotto certi aspetti, oppure molto, molto simile, no? Ci capita anche a volte di immedesimarci o di cercare similitudini con noi, insomma. Comunque ti ringrazio e lascio la parola agli altri. Grazie molte. Adesso, grazie molte Michela, quindi hai concluso. Sì. Perfetto, grazie. Grazie a lei. Alessandra Serra, prego. No, allora, Alessandra. Salve a tutti, spero che mi sentiate bene. Ringrazio anche io Laura per questa occasione di aver fatto conoscere questa autrice che io conoscevo, le ho già comunicato in un'altra occasione in cui ci siamo sentite, solo superficialmente. E il libro di Laura per me è stato qualcosa che andava anche oltre il mero saggio analitico, perché ho ritrovato una sorta di mappa di questa figura così riassuntiva di tante spinte di epoca, insomma di un campo epistemico, potremmo dire quasi. Più che una mappa, ecco, perché non lo voglio assolutamente sminuire con questo accostamento, una bussola per orientarsi su questa figura che appunto, come lei ha ben rappresentato, in quel campo, in quella sorta di net che congiunge, correla figure, spinte così diverse tra di loro, e quindi ho capito insomma un po' di più di questa figura, per quanto lei, forse come Laura stessa diceva, sfugga a ogni tipo di interpretazione, volontariamente o involontariamente. Questo lo sappiamo fino a un certo punto, lei stessa dice che questo spazio di opacità rispetto alla sua attività artistica un po' coincide con quel tratto biografico che appunto tutti noi analisti cerchiamo di sfuggire per avere più oggettività, no? Ecco, però la sua mi pare un caso più di altri, di vita veramente come testo complesso, quindi se non volontariamente c'è però questo tratto biografico che si somma alla sua produzione artistica, che appunto, diceva giustamente Raffaella Petrilli, ha questa spinta decostruttiva continua in ogni momento, anche appunto nella sua proposta di artista come figura riconosciuta, che non a caso è rimasta appunto su una seconda fila di notorietà, ecco, non è notissima anche in ordine appunto a questa sua produzione così frammentaria. Sempre con Laura discutevamo sul fatto, e magari possiamo continuare ad approfondire, che sia questa sua poca notorietà, questa poca riconoscibilità sul piano degli autori più visibili di quell'epoca, dovuta al suo tratto identitario marginale anche come donna,
che magari, come dire, la penalizza da un certo punto di vista, perché l'uomo eclettico, artista a tutto campo, ha magari maggiore riconoscimento rispetto a quella figura di una donna. Però certo, c'è questo tratto che io trovo abbastanza autodistruttivo, è una risposta a questo tipo di interpretazione della New Woman, che da un lato è la flapper, lei poi c'aveva i vestiti della flapper, però aveva solo quelli, non aveva insomma quel tratto gaudente, se vogliamo, insomma, che approfittava della libertà dell'epoca, sì, ne approfittava, però c'è sempre questo tratto dolente, autodistruttivo, e quindi questa interpretazione all'eclettismo invisibile, da un certo punto di vista, come sorta di self-denial, no? Quindi di autonegazione della propria figura. E dicevo, qualche spia io l'ho ritrovata nel Manifesto Femminista, che dovrebbe essere un manifesto di autoaffermazione femminista. Allora io col bernocolo della linguista ci ho trovato tutta una serie di parole che sono demolition, due volte su un testo molto breve l'uso della parola destroy, destruction, destruction of virginity. Beh, insomma, non voglio banalizzare, però sembra un testo heavy metal, cioè proprio una roba, vuoi dire, cupissima, che anziché, non dico gioiosamente, affermare una femminilità, però va tutta per negazione, insomma, quindi qualcosa di estremamente aggressivo, qualcosa di estremamente limitante anche verso la figura della donna che è proposta appunto come negazione di qualcosa, negazione del rapporto con l'uomo, se non a livello proprio molto carnale, materiale, però insomma l'esordio è the only method is absolute demolition, quindi demolition che poi paradossalmente lei applica su se stessa, mi pare, no, but she's not, sono tutti usi verbali, semantici, tutti a distruggere, a decostruire e a negare. Alla fine, come si può dire, è l'esito che ha avuto la sua figura artistica, recuperata con questo gesto, come dire, anche di grande generosità da parte di Laura, però di fatto poco visibile. Quindi io ragionerei più che con una domanda proprio sull'approfondimento di questo tipo di figura in negativo, in chiaro scuro, più scuro che chiaro, perché appunto lei vive tutta questa vita, nega anche la sua stessa maternità, a un certo punto biograficamente che sia, ha quattro figli. Dice la maternità è giusta, però con un approccio, adesso non abbiamo il tempo di approfondire il manifesto, con un approccio che ha dei toni anche razzisti, perché dice le donne di cultura elevata e di intelligenza superiore devono produrre figli di intelligenza superiore per controbilanciare i figli di quelle che invece sono un po' meno intelligenti. Quindi con un approccio anche un po' spiazzante da questo punto di vista, non particolarmente accettabile, anche da un punto di vista femminista, non solo moderno, ma anche coevo, insomma, di quell'epoca. Ecco, tutte queste spinte uguali opposte, disidentificatrici, come tu stessa dici, poi alla fine si riassumono in questa figura che poi paradossalmente mi è venuto quasi da sorridere. Qualcuno ha detto che finisce nella traccia, ecco, degli antroponimi, in una delle prime regine di Hollywood, che è non Mina Loy, ma Myrna Loy, che poi invece, come dire, ha una visibilità estrema, totale, ma nessun accento di profondità. Ecco, queste erano le considerazioni che mi venivano in mente e volevo capire se questo puzzle lo ritrovi, insomma, nella figura di Mina Loy. Grazie mille per la domanda molto complessa. No, grazie perché mi dà la possibilità di insomma, illustrare alcuni aspetti importanti, grazie. Allora, dunque, prima cosa, magari una banale risposta alla questione del manifesto. Allora, quel manifesto è uno dei primi testi che Loy ha scritto nel 1914 ed è veramente una risposta a delle fonti molteplici. È vero che ha dei toni che rimandano all'eugenica, sicuramente, e non era l'unica. Le cose che arrivavano a Firenze, a Loy, dall'America, arrivavano soprattutto da un gruppo molto interessante di donne femministe che si chiamava Heterodoxy, che era attivo a New York,
Ed era un gruppo a cui facevano capo appunto Margaret Sanger, che era un'attivista per la contraccezione, e Emma Goldman, che era un'anarchica, e altre. E questi manifesti avevano parlavano appunto della difficoltà delle donne a gestire la maternità come una scelta. Quindi, e parlavano anche delle condizioni miserevoli in cui molti strati della popolazione statunitense vivevano proprio per il fatto che avevano troppi figli. Quindi questo c'è un dibattito molto forte, anche perché questo non è in America è vietato dare informazione anche sulla contraccezione. Loi era assolutamente contro il dogmatismo di Heterodoxy, nonostante l'etichetta, diciamo, volesse allargare il dibattito a tante voci, di fatto Loi pensava che il focus sulla contraccezione fosse dogmatico. Nello stesso tempo però a Firenze arrivavano anche dibattiti sul neomalthusianesimo, che arrivavano da Torino, c'era stato un grande convegno sulla questione femminile e la sessuologia, e quindi Loi ascoltava questo. Ada Negri aveva appena pubblicato un articolo sulla maternità in cui si lamentava, appunto protestava contro una legge italiana che voleva che i figli di donne single, quindi non sposate, fossero sottratti alle madri e curati dallo Stato, proprio perché volevano essere sottratti, diciamo, a una genitorialità immorale. Quindi tutto questo arriva. In più, Eloy invece appunto ha avuto quattro figli, di cui poi due morti, invece è interessata alla maternità come anche atto politico. C'è anche una risposta in questo senso ai manifesti di Valentine de Saint-Point, il manifesto della lussuria e il manifesto futurista femminista, dove invece Valentine de Saint-Point, francese, celebra la sessualità femminile, la lussuria, eccetera, scritti nel 1913. Quindi ci sono tutte queste voci. Quello che Loi fa. Scusi, c'è un microfono acceso, penso, perché c'è un eco. Sì, l'ho già segnalato, è niente meno quello di Gina Gioia, credo. Ecco, adesso l'ha disattivato. Anche quello di Gina era acceso. Ah, ok. Dunque, cosa stavo dicendo? Quello che Loi fa, appunto, questo discorso sulla maternità arriva come risposta a tutte queste voci. Il tema della negazione. Allora, due aspetti, cercherò di essere breve in modo da lasciare spazio ad altri. Allora, da una parte l'estetica dell'avanguardia e anche del modernismo si pone all'insegna della distruzione come atto creativo, quindi il rifiuto della tradizione, il rifiuto delle forme tradizionali, il rifiuto del passato, il rifiuto della moralità borghese, la distruzione diventa proprio modus operandi, no? E questo sicuramente entra nel linguaggio di Loi in questo periodo, e quindi questo manifesto è sicuramente strutturato da quell'estetica. Però se pensiamo anche a quello che lei scrive, al contenuto, Loi in questo manifesto in realtà mette in luce l'idea l'identità femminile è negazione. Cioè, in quel momento storico l'identità femminile
è la negazione di tanti aspetti della vita femminile ed è pensata in termini di binari di relazione con il maschile, e questo Loi lo rifiuta, però fa vedere che succede, che è così che se ne parla, è così che si pensa a questa identità. E la distruzione chirurgica della virginità è una provocazione di cui Loi scrive anche in varie lettere, e la pensa come provocazione, e secondo me questo è molto importante, perché se si legge al di là, diciamo, del contenuto più esplicito, la distruzione chirurgica della virginità è un modo di esplicitare la violenza sul corpo femminile che è fatta dal discorso patriarcale. Quindi è come se lei esplicitasse, rendesse visibile che il corpo femminile è un corpo comunque su cui si fa violenza, e allora tanto vale farla e togliere simbolicamente, ma anche forse fisicamente, questo ostacolo che diventa anche l'essenza di quel tipo di femminilità e di identità di genere. Grazie molte, vi ringrazio molto Alessandra e Laura per questo scambio così intenso. Allora, adesso noi abbiamo l'intervento di Antonio Taglialatena, poi ci sono due interventi, o tre addirittura, che sono quelli, diciamo, fuori panel, che sono quelli di Giuseppe Calabrò, di Francesco Taglialatena e di qualcuno che si chiama Eccetto Dove Altrimenti. Marco, che aveva chiesto la parola, è andato via, è uscito, e io posso restare con voi purtroppo fino alle 5, perché poi dopo ho un altro impegno, sempre di questi a distanza, e quindi nel caso non avessimo finito vi lascio nelle mani di Gina Gioia con i sentimenti di amicizia più vivi. Allora, adesso do la parola ad Antonio Taglialatena. Grazie direttore. Anche io ringrazio nuovamente, come hanno fatto le mie colleghe, Laura Scuriatti, perché anch'io in un'altra occasione le ho fatto presente che per me Mina Loi era quasi come un territorio, anzi non quasi, lo toglierei il quasi, proprio un territorio inesplorato. Poi essendo io più linguista che letterato, ovviamente gli autori minori, vuoi o non vuoi, finiscono sempre per essere considerati tali, e quindi se non si ha un particolare interesse per un certo movimento o per una certa epoca, per un certo periodo, magari restano sempre inesplorati, e poi questo è un peccato. Mina Loi ha sicuramente una personalità dalle mille sfaccettature, è avanguardista, è anticonformista, è veramente espressione del suo periodo, che è un periodo abbastanza difficile. A me è piaciuto molto il testo di Laura Scuriatti, proprio nella tipologia di approccio che lei ha adottato. Ovviamente un approfondimento e uno studio che secondo me non ha eguali sull'argomento, perché poi mettere insieme un apparato bibliografico, mettere insieme tutti gli estratti, i frammenti scritti da Mina Loi nel corso del tempo e che non erano stati mai organizzati, ecco, voglio dire, per poi studiarli, sicuramente sarà stato quasi un'impresa, io direi. Io voglio rubare poco tempo, mi voglio un po', diciamo, collegare con quello che diceva la mia collega prima, Alessandra Serra, rispetto alla figura di Mina Loi, come la figura di Mina Loi, così come viene fuori, così come emerge dal manifesto femminista del 1914. Anche io, diciamo che da linguista, sono rimasto abbastanza colpito prima di tutto dal fatto che lei, dal punto di vista della poesia, non utilizzi quasi per nulla la punteggiatura, cioè il sistema dei versi che lei poi adotta, la
metrica è studiata ad hoc. Ogni pausa, per esempio, nella lettura ho notato, viene praticamente formalizzata con un andare a capo, però è assolutamente anomalo come metro, come metrica, voglio dire. Quindi questa cosa mi ha colpito in maniera particolare. E rispetto al manifesto, io ho notato in uno dei suoi passaggi che lei addirittura parla di condizioni, vorrei leggerlo integralmente, si tratta di due righe, dice «As conditions are at present constituted, you have the choice between parasitism and prostitution or negation», parlando della donna, cioè per così come stanno così com'è la situazione, la donna deve scegliere fra l'essere quasi parassita, nel senso vivere all'ombra di un uomo, o addirittura prostituirsi. Può fare questo oppure può negare tutto questo. Quindi diciamo c'è sempre questo conflitto, questo, lei parla di uomini e donne come nemici, e questo mi fa pensare, nel senso, lei ha avuto 4 figli, ha avuto una vita personale dal punto di vista degli affetti familiari, nel senso ha avuto 2 uomini, e vorrei capire un attimo lei come donna e come madre, come può essere descritta, come vive questo suo essere artista e poi come rispetto al suo essere madre, come lo si può identificare, come lo si può inserire nella sua produzione poetica e nella sua produzione in prosa. Questo vorrei chiedere a Laura. Grazie, sì, anche per un'altra domanda molto intricata. Allora, cercherò di rispondere per tappe. Magari parto dalla fine. Questo, diciamo, di nuovo, è un testo molto, uno dei primi testi che Loia ha scritto, e appunto risponde ai dibattiti correnti. Loia non ha sempre creduto nella guerra dei sessi, non ha posto uomini e donne come nemici, e neanche nella sua vita, però sicuramente è vero che a livello biografico ha avuto grosse difficoltà a vivere all'interno anche della sua famiglia, del suo matrimonio, la vita di artista. Subito a Parigi, quando lei è stata ammessa al Salon d'Automne, suo marito, che era un pittore, non è stato ammesso, e questo ha creato grosso conflitto all'interno della coppia. A Firenze Loi si è affermata come scrittrice e suo marito è rimasto indietro, e questo di nuovo ha creato grossi conflitti, e c'è un pezzo non pubblicato, un mini dramma, in cui lei rappresenta se stessa in una stanza dell'appartamento di Costa San Giorgio a Oltrarno con suo marito, in cui suo marito riceve una persona per fargli un ritratto, e lei è nell'altra stanza ed è incinta e sta scrivendo, e tutta la scena è vista dal punto di vista di lei che guarda questi due uomini che fanno a gara per far vedere che sono geniali, e lei nello stesso tempo pensa a se stessa come invece l'osservatrice, quella che riesce a capire cosa sta succedendo dall'altra parte, riesce a interpretare il ritratto, scrivere, e nello stesso tempo è anche, sta producendo una vita. Allora, quindi questa inimicizia che emerge dal manifesto è un'inimicizia appunto given the conditions, cioè nella situazione attuale in cui lei appunto viene anche a contatto con questa estrema misoginia dei futuristi, che comunque cercavano di
riconfigurare la relazione sessuale e anche l'identità sessuale, ma lo facevano in modo misogino, e appunto, quindi è questa l'inimicizia di cui parla Loi, e anche è un'inimicizia del discorso, cioè del linguaggio, no? Che crea i due sessi come appunto l'uno il parassita dell'altro. E questi riferimenti al parassitismo e alla prostituzione sono molto stratificati, perché appunto i futuristi, la Acerba pubblicava continuamente articoli autoctoni, cioè scritti dai giornalisti, ma anche da altri collaboratori esterni di vari paesi, sul matrimonio come prostituzione, no? Cioè il matrimonio borghese come diciamo contratto economico in cui la donna vende il suo corpo e i figli in cambio di protezione economica, perché non si poteva lavorare. Ma non era l'unica, cioè i futuristi non erano gli unici. A Firenze c'era Vernon Lee, che aveva scritto 10-20 anni prima Women and Economics, che appunto dibatteva proprio questo dilemma, no? A Berlino c'era Rosa Luxemburg, che diceva la stessa cosa, in Svezia c'era Ellen Key, che ripeteva la stessa cosa, in Inghilterra Mary Stoke, Marriage and Love. Quindi questo problema della figura femminile, che da una parte viene disprezzata perché parassita, ma non ha altra scelta. Quindi Loi tematizza questa appunto questo intersecarsi di discorsi negativi a livello simbolico, linguistico e culturale rispetto alla femminilità e alla posizione della donna. Quindi l'inimicizia, diciamo, emerge dal contesto a cui Loi sta reagendo, che è un contesto appunto artistico, ma anche sociale e politico. Grazie, Laura. Grazie molte ancora di questo vostro contributo, di questo scambio. Credo personalmente che quando si esca fuori dalla storia del femminismo come fatto politico, è semplificato per esempio al movimento del suffragette, il voto alle donne e così via, e si acceda appunto a figure così sofisticate come alcune intellettuali, tante intellettuali del Novecento, ci si rende conto del fatto che ovviamente le prime creature ad essere spaventate dalla liberazione della donna sono le donne stesse, e che quindi le loro categorie debbano essere ripensate e possono portare anche verso lidi che ci possono apparire abbastanza sconcertanti, oppure non pienamente condivisibili o non più condivisibili. Dunque, adesso io ringrazio molto tutti quanti i contributori al panel e darei la parola agli interventi che sono stati richiesti, innanzitutto a Giuseppe Calabrò. Giuseppe, prego. C'è ancora Giuseppe? Eccomi, ci sono, Saverio. Prego, Giuseppe. Ciao, chiedo scusa, sì, sono a casa, non so cosa penserebbe la Loi di me, che sto accanto con i miei due figli da solo, se potesse vedermi. Intanto ringrazio Laura, l'autrice, ringrazio Saverio per l'invito. Diciamo, io, se Gina si trovava diciamo in difficoltà come giurista, immagino un ingegnere con un dottorato in fisica come si possa trovare. Però sono veramente affascinato da ciò che ho sentito e dalla figura di questa poetessa, scrittrice, artista, e ora ancora di più posso capire, perché forse non lo sapete, ma un fisico è riuscito a vincere tutti i premi Nobel, compreso anche quello della pace e dell'economia, ma un fisico non è riuscito mai a vincere il premio della letteratura. Ecco, forse un motivo c'è, che c'è questa barriera che poi mi affascina, che mi tiene distante da questo mondo, e allo stesso tempo lo trovo veramente fantastico. E sono stato preceduto in una domanda da una collega, Alessandra. Chiedo scusa, è Carlo, mio figlio. La domanda che volevo fare all'autrice è: oggi
come rivedrebbe la LOI in chiave modernista, come in termini di maternità e di anarchia sessuale nell'Italia di oggi? Questa è la mia domanda. Come la vedrei? Ma sicuramente immagino che potrebbe avere delle difficoltà, perché penso che alcune delle scelte di vita che LOI ha fatto e alcune anche delle scelte lessicali, appunto, delle sue opere potrebbero probabilmente portarle grande difficoltà anche adesso. Proprio perché penso che molte delle istanze di cui LOI si occupa ancora non sono state risolte. Questo l'ho potuto osservare in questo semestre. Ho insegnato un corso proprio sul femminismo degli anni dei primi, insomma, della prima metà del Novecento. E molte dei miei studenti hanno proprio, quindi abbiamo letto tantissimi testi un po' da tutto il mondo, e molti dei miei studenti si sono meravigliati in particolare di due aspetti. Uno, di come molti di questi testi ancora oggi risultino particolarmente aggressivi e quindi problematici, e come molti di questi testi anche se femministi, per esempio, non sicuramente non sono dal punto di vista contemporaneo magari completamente progressisti, ecco, come ha osservato anche Alessandra. Quindi questo è uno. E la seconda cosa è che, rileggendo appunto molti di questi testi, si nota come alcuni dei problemi sia a livello proprio di discorso e di disciplina, discorso disciplinare, appunto, in senso, pensando a Foucault, anche di disciplina del corpo, non ci siamo allontanati tantissimo da questi problemi, non sono stati completamente risolti. Quindi una figura così determinata e antinormativa potrebbe avere tuttora difficoltà, ma non solo in Italia, non è un giudizio sull'Italia. Volevo dire un'altra cosa, ma mi sfugge in questo momento. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, volevo aggiungere che rispondendo al professor Ricci, se è vero che insomma i progressi compiuti anche grazie alle prime femministe, alle suffragette, hanno creato scompiglio anche tra le donne, diciamo che Mina LOI non faceva parte del contingente delle spaventate, ecco, anzi. Grazie molte. Allora, adesso c'è Francesco Taglialatela, se non sbaglio. Angelo, forse Angelo Riccioni? Sì, ci sono. Scusate, ho sbagliato. Perdonami, Saverio. No, io so che deve intervenire Francesco Taglialatela, che però non... è lei. Prego. Ho dei problemi con la videocamera e mi scuso di questo, però credo che l'importante, quando si faccia una domanda, quando si ponga un quesito, sia la voce e non tanto la visibilità del soggetto che pone il quesito. Prego. Grazie. Con il suo permesso, quindi, il mio quesito più che altro era rivolto alla Serra, che prima ha esposto il suo intervento. Il mio quesito... Senza alcun dubbio, la LOI abbiamo potuto vedere come sia una figura di straordinario, diciamo, anarchismo sotto questo punto di vista, ma più che altro abbiamo visto anche il fatto e compreso la sua inimicizia la sua inimicizia sia nei confronti del sesso maschile che del sesso femminile, no? Stando a quello che ho potuto seguire. E quindi
Infine, il quesito che mi viene da porre alla Serra è se il viaggio appassionato, quindi che ha svolto in Messico insieme ad uno dei suoi numerosi amanti nel corso della sua vita, ovvero uno di questi, Arthur Cravan, che era un poeta, un pugile, svolgeva entrambe queste professioni, ebbe qualche tipo di influenza questo viaggio in Messico con questo suo amante, ebbe qualche tipo di influenza sull'opera della Loi? E soprattutto poi un'altra domanda che mi viene da porre, più che altro si potrebbe definire potrei definirlo una sorta di giallo intorno alla scomparsa dello stesso Cravan proprio in Messico, una coincidenza? Io non so se devo rispondere io a questa domanda, perché l'esperta sì. sarebbe la professoressa Scuriati. Io mi avventuro, insomma, per quello che so, e tra l'altro questo amore folle della Divina Loi, che lei stessa definì, credo, ma mi può correggere senz'altro Laurea, dell'amore della sua vita, era una figura particolare, eccentrica come lei, imparentato strettamente, era un nipote di Oscar Wilde, figuriamoci, già si portava appresso quest'aura, come dire, di mistero correlata, insomma, e anche di celebrità correlata appunto a questo suo augusto antenato, e poi finito come finito. Ma c'è un punto da dire: come la stessa Laura sottolineava, il femminismo della first wave, cioè proprio delle prime istanze femministe di fine 800, inizio 900, portava in sé queste spinte ossimoriche uguali e contrarie, quindi di grande progressismo, di grande emancipazione, ma anche dei tratti, come abbiamo descritto, che al giorno d'oggi potrebbero risultare irricevibili in un'istanza appunto di parità di genere. Erano linguaggi fortemente condizionati da quelle spinte, anche, come dire, tipiche del modernismo, che avevano per altre vie i colori del nazionalismo, anche, come dire, sfociate poi nelle ideologie di tipo ipernazionalista, no? E anche ipermaschilista per molti versi. Quindi la figura di Divina Loi e il suo rapporto con tutte quelle istanze rivoluzionarie, sì anarchiche, però insomma riconoscibili in quella spinta fin de siècle in cui la New Woman elaborava un pensiero femminista che però teneva questi tratti anche violenti. Per esempio, appunto, abbiamo citato il movimento delle suffragette. Il movimento delle suffragette per buona parte è stato un movimento semi-terroristico, sicuramente radicale, però insomma erano cosiddette bombarole, queste mettevano proprio ordigni esplosivi, interrompevano in modo violento iniziative pubbliche. Quindi ci sono tutte queste spinte. Poi il rapporto con la figura di questo ultimo, ma neanche ultimo, perché poi insomma non ha mai negato Divina Loi di avere avuto molteplici storie con molteplici uomini, non sono soltanto due mariti, insomma questa figura però è stata molto importante. Quanto lo abbia condizionata, e questo non è dato a sapersi, rispetto al lato artistico, certo insomma quella è stata una parte estremamente boemiana, anche perché leggevo con grande interesse questa vita più che spartana che faceva insomma questa coppia ai limiti della presentabilità sociale, proprio per il passato e il presente di entrambi. Ricordiamoci che Divina Loi ha questa maternità di 4 figli sostanzialmente abbandonati alle nannies, alle governanti, mentre lei insomma costruiva anche insomma questo personaggio di artista libera da ogni vincolo, nonostante appunto un'idea, un concetto di maternità che poi, come dire, nei fatti però veniva esplicitato a macchia di leopardo ogni tanto, insomma, quando... Però ecco, su tratti biografici e valenza del tratto biografico dell'opera davvero mi taccio e lascio parlare la vera esperta. Ma libera, se posso permettermi. Posso? Prego, sei molto rapido. Sì, libera da ogni vincolo. È possibile dunque che questa libertà da ogni vincolo extravincolare in qualche modo sia sfociata in un odio proprio nei confronti dell'uomo? E addirittura, non in un odio, mi correggo, ma in una sorta di
materialismo sessuale, se così si può definire, nei confronti dell'uomo, dal momento che, come io, come anche lei stessa, Serra, ha affermato, appunto, ha avuto molteplici amanti, comunque. Quindi è possibile che questa sua libertà poi sia sfociata in, in un qualcosa completamente contro il maschio, addirittura sfruttandolo sessualmente? È sempre per me la domanda, io direi a Laura, ecco, io mi taccio. Per chi può rispondere, insomma. Laura, prego. Allora, non so se voglio entrare nel merito della libertà sessuale, sicuramente già questa è una domanda che non si porrebbe per un uomo, ecco, per un autore maschio, quindi forse non è così importante. Quello che secondo me è importante, allora, banalmente a livello biografico, Loi scrive spesso di come la relazione con Cravan in realtà sia proprio appunto il vero amore, quello che succede magari ogni tanto e forse una volta nella vita. Quindi non ci vedo tutta questa inimicizia. Loi non era una persona né come autrice né come persona capace di pensare per queste astrazioni e generalizzazioni molto problematiche che appunto ha combattuto tutta la sua vita e anche nella sua opera, quindi questo direi di no. Quello che però è interessante dell'incontro con Cravan è il fatto che Cravan, lui stesso appunto, come diceva Alessandra, era una figura artistica molto importante, sfuggente anche lui, sfuggente simbolicamente ma anche stava scappando appunto dalla leva militare. Era una figura artistica la cui vita e biografia era diventata essa stessa opera d'arte, quindi lui stesso si proponeva come performance e come oggetto artistico, e questo lo si sa, lo si vede, perché appunto proprio nel momento in cui si sono conosciuti, Cravan aveva partecipato a una conferenza, non mi ricordo di che associazione, comunque piena di donne, in cui si è presentato con una toga romana e poi si è denudato. E appunto la sua finta identità pugilistica, o semi-finta, sicuramente era una persona che all'interno dell'estetica dada e del movimento era a sua volta un outsider, e essere outsider tra i dada, insomma, ce ne vuole, no? Diciamo. Sì. Quindi quello che secondo me è stato importante nell'incontro con Cravan a livello artistico è stato questo rilevare le possibilità della performance a livello corporeo anche, perché Cravan, interessante, era un uomo molto che ostentava una mascolinità strana. Beh, un metro e novanta di uomo. Sì, e ne faceva appunto, e questo era parte della sua identità artistica. Ma non era una mascolinità aggressiva come quella dei futuristi, ecco. Quindi, secondo me, questo elemento della performance, soprattutto pensato nell'ambiente di New York, degli anni 20, in cui anche altre figure come la baronessa von Freytag Loringhoven si autoperformavano, ecco, questo secondo me è importante, perché ha avuto l'effetto di appunto di far pensare a Loi anche all'identità e al soggetto come una forma di performance. Questo sicuramente è importante. E altra cosa brevemente: il viaggio in Messico è registrato anche in uno dei pezzi non pubblicati di Loi, in cui Loi improvvisamente si rende conto di essere effettivamente apolide, ma di essere apolide in un modo diverso rispetto alle donne indigene che Loi incontra nella giungla dello Yucatan, ecco. E quindi questo è importante anche a livello di delle riflessioni
sul cosmopolitismo, che nell'opera di Loy diventa un cosmopolitismo critico, per usare, diciamo, la definizione di Rebecca Wolkowitz. Però molto mi fermo qui. Molto interessante. Ma cioè, quindi potrebbe sembrare banale come domanda, poi chiudo, mi scusi Saverio Ricci, poi chiudo, ma la mia curiosità principale è ci potrebbe essere qualche attinenza tra la scomparsa, come si racconta, come si scrive un po' ovunque, ci potrebbe essere qualche attinenza con la morte di questo amante, appunto, della Loy di cui si sta parlando? Lei potrebbe avere qualche colpa della scomparsa di Carver? Vuol sapere se l'ha gettato lei nell'oceano? Nella mia ignoranza pongo questa domanda, poi... No, ma non si può fare un processo quando sono morti tutti gli imputati. Come si fa? Dovrebbe essere scritto però da qualche parte, no? Non è scritto, se non gli hanno fatto il processo, anche se non c'è una verità, quindi non si può rivelare, non si può fare. Ma anche sulla morte di Hitler non è che ci siano tutte verità, ci sono dei documenti. Vabbè. Adesso io direi di lasciare. Scusatemi, adopero per l'ultima volta in questa cornice, diciamo, i poteri a me conferiti. Allora, io adesso vi devo lasciare. Anticipato prima, me ne scuso molto, ma ho un altro paio di impegni a seguire. Mi è sembrato un evento molto simpatico, molto interessante. Ho molto apprezzato il libro, molto apprezzato il dibattito che attorno al libro si è venuto svolgendo. Spero che Laura Scuriati ci venga a trovare quando la condizione emergenziale sarà in una fase tale da consentire spostamenti più facili. Lascio a Gina Gioia il coordinamento, la ringrazio, facendo la memoria del fatto che avremmo interventi di eccetto dove altrimenti, di Emanuele Gragnolati, ma le segnalo anche che Angelo Riccioni, che credo abbia un problema di microfono, ha annotato in chat una domanda molto puntuale, molto precisa per Laura Scuriati. Quindi vi lascio con queste domande da evadere. Vi ringrazio molto, è stata una bellissima occasione, davvero molto interessante. Arrivederci. Ciao, grazie. Grazie a lei. Grazie mille. Grazie direttore, grazie di aver presieduto, grazie per come ha presieduto. Io ringrazio tutti quelli che sono stati collegati con noi finora e quelli che sono ancora collegati. Taglia la tela, io lo ringrazio per le sue domande, molto interessanti, però purtroppo dobbiamo dare spazio anche agli altri. La persona che voleva intervenire, eccetto qualcosa, non so se per favore vuole intervenire. Vediamo se può accendere il microfono e anche il video, così la vediamo e la sentiamo. No, non c'è. Va bene. Riccioni invece c'è? Si è riuscito a ricollegare? No? Allora, io a questo punto leggerei la domanda di Riccione, se riesco a vederla. Purtroppo non riesco. Laura, tu riesci a leggerla la domanda di Riccioni, perché io non riesco a far scorrere il mio monitor, non capisco cosa succede. Se vuoi te la leggo. Sì, vai Raffaella. La professoressa Scuriati ha citato Vernon Lee, una scrittrice sulla quale ho avuto modo di lavorare. C'è mai stato un incontro che lei sappia tra Mina Loy e Vernon Lee, entrambe operanti a Firenze agli inizi del XX secolo?
Allora, non sono sicura, ma mi pare di sì una volta a Villa Curoni, appunto, da Mabel Dodge, però stavano in due circoli abbastanza separati, però mi sembra una volta sì, ma sicuramente ha letto Women in Economics, questo è abbastanza chiaro. Ok, grazie. Emanuele Gragnolati ha chiesto la parola. Laura, grazie mille Gina di aver organizzato questo incontro che ho trovato veramente interessantissimo, quindi veramente grazie a chi ha fatto le domande anche. Io ne approfitto per ritornare un attimo all'estetica, no? E quindi magari se ci potevi dire qualche cosa di più su come i testi anche, no? Oltre la bibliografia, esprimono questa soggettività che tiene insieme in maniera critica tantissimi aspetti, no, diversi, un soggetto autoriflessivo ma che si disintegra, no? Una autorialità che viene rifiutata ma che nello stesso tempo sembra anche molto forte, no? Quindi appunto ci potevi dire un pochino di più come e se proprio esteticamente, poeticamente, tanto ci hai fatto vedere, no, alcune poesie, ci hai fatto vedere anche alcuni assemblaggi, quindi in qualche modo è possibile riconoscere alcuni degli strumenti con cui anche nei testi si mette in scena, no? Quindi, no, e si crea attraverso i documenti, che siano di arte visiva o di diciamo scrittura. E poi velocissimamente, se puoi dire qualche cosa del concetto di cosmopolitismo critico a cui hai accennato, e scusami, l'altro concetto che ho trovato molto interessante, e so che ci stai lavorando, è questa apertura, no, di questo soggetto, che a me sembra, da una parte ed è stato ricordato, esprime per necessità, mi sembra, una certa aggressività, ma che sembra anche così idealisticamente intersoggettivo, no? Al punto da portare a quel concetto geniale di cui tu ti stai occupando adesso, che è l'autobiografia di un altro. Lele, grazie mille, aiuto. Dunque, tantissime domande. Allora, grazie, bellissime. Allora, prima di tutto l'estetica. Allora, potrei parlare per delle ore, però forse due aspetti a cui si può pensare. Uno è quello delle pause, che sono state anche menzionate prima, cioè della grafica che prevede appunto, a parte appunto un uso veramente scarno della punteggiatura, ma anche l'uso di pause grafiche. E quindi questo rimanda da una parte all'estetica del frammento, che appunto caratterizza proprio anche gli esperimenti di questo periodo, ma nello stesso tempo, secondo me, anche rimanda alle riflessioni, per esempio, di Gertrude Stein sulla embodied reading, cioè sul fatto che la pausa crea graficamente una pausa semantica, no? Tra due parti dello stesso verso, quindi frammenta il verso e crea nel lettore la necessità di unire queste due parti del verso, quindi fa entrare il lettore, ma lo fa entrare anche dal punto di vista del corpo, perché la pausa è una pausa anche, cioè se vogliamo leggere la poesia a voce, spiazza, no? Bisogna fermarsi. E questa era una cosa di cui Loi e Stein discutevano, cioè Stein si rifiutava di mettere le virgole proprio perché non voleva intervenire sulla bodily reaction del lettore, e voleva che la lettrice leggesse secondo la sua capacità e anche la sua forse capacità polmonare anche e mentale, facendo
mettendo congiunzioni o legando parti del discorso a piacimento. E quindi questa è una forma di apertura al lettore che di nuovo si lega anche a queste riflessioni sulla soggettività masterly, no? della poetessa. E poi la cosa interessante è che è come gestisce Loi queste pause grafiche, crea come dei piccoli sottopoemi, sottopoesie, cioè delle piccole poesie nelle poesie all'interno di un componimento. E quindi anche lì si tratta di diciamo enfatizzare l'ambiguità linguistica e anche l'ambiguità implicita della forma poetica, di nuovo coinvolgendo la lettrice, diciamo. Questa potrebbe essere una delle cose a cui pensare. E nel libro ho anche parlato appunto di come questo si lega a delle riflessioni che ha fatto anche Gertrude Stein, tramite anche appunto il suo studio di William James, sull'opera d'arte come incontro e quindi come forma aperta che richiede sempre l'intervento del pubblico o del lettore. Dunque, spero di aver risposto. Il secondo aspetto non me lo ricordo più. Puoi ripetere le altre due domande? No, innanzitutto grazie, no? Perché effettivamente in qualche modo la distruzione dell'autorialità classica va insieme a riconoscere invece il ruolo del lettore come in qualche modo non solo fruitore ma anche partecipatore dell'opera stessa, no? Quindi queste pause che permettono all'autore di entrare lo anche rendono co-creatore. No? E quindi fa ancora parte di questa curiosità e intersoggettività che trovo veramente splendida. No? Quindi mi sembra veramente un esempio assolutamente illuminante di come viene prodotta esteticamente questa maniera diversa di pensarsi autrice o non autrice. No, niente, l'altra domanda era proprio una curiosità. Se potevi dirci qualcosa di più rispetto al concetto di cosmopolitismo critico e in qualche modo riesco a intuire la differenza rispetto alle donne indigene. Ecco, però se magari, che anche se vuoi in qualche modo mi sembra riconoscere una posizione che per quanto marginale rimane quella di una donna colta, in qualche modo che si muove all'interno di giri sofisticatissimi che adesso a cui tutti noi avremmo voluto partecipare. Grazie. Allora, questa idea di cosmopolitismo critico appunto viene da questo bellissimo libro di Rebecca Wolkowitz che si intitola Cosmopolitan Style, dove appunto l'idea è di un cosmopolitismo che non è adesione a questa generale capacità di abitare tutti i posti e di abitare tutte le culture transitando e osservando e partecipando, ma un'idea, oppure di aderire appunto a un'idea generale di nozione dell'umano, no? Che era anche alla radice delle prime versioni del cosmopolitismo a partire da Kant. E Rebecca Wolkowitz traccia appunto la presenza di quest'altra forma di cosmopolitismo critico proprio in questo periodo, e il modernismo è un periodo in cui il cosmopolitismo diventa quasi diventa una moda, diventa anche un tema e un modo di vita. E Rebecca Wolkowitz suggerisce che questo cosmopolitismo critico è un cosmopolitismo che da una parte si propone di non aderire alle categorie nazionali o linguistiche, ma ad attraversarle, ma a pensare anche in modo critico a quello che rende possibile proprio questa posizione, e quindi a pensare a quali sono i fondamenti della possibilità di aderire a una forma di nazionalismo o di appartenenza a una comunità marcata da un'identità, no?
e a pensare però anche a cosa rende possibile il non farlo. Ecco. E Eloy fa così, secondo me. Grazie mille. Grazie. Grazie Laura, grazie. Grazie a te, perché la domanda era fondamentale, grazie. Sì. Era veramente complessa. Ci sono altre domande? Qualcuno? Scusatemi se ho perso qualcuno, ma credo, non mi pare che ci siano altre domande. Se qualcuno vuole fare domande, siamo ancora qui a disposizione. No, non mi pare che nessuno si... Abbiamo torchiato Laura già a sufficienza, direi. Lei è stata meravigliosamente brava, secondo me, e meravigliosamente interessante, soprattutto. E io la ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito, per essere stata con noi in una ideale Università della Tuscia, il Dipartimento d'Istu. Ringrazio tutte le mie colleghe e i miei colleghi che hanno partecipato alla discussione per le loro riflessioni, per il loro contributo preziosissimo. Ringrazio chi ha partecipato, tutti quanti, credo che ci fossero persone un po' da tutta Europa, e non so se c'era qualcuno anche dagli Stati Uniti, questo magari Laura lo sa. Comunque sono felicissima, ho visto vari amici, grazie a Lele per la sua domanda, e io la prossima volta mi preparerò meglio. Purtroppo stamattina avevo un'altra incombenza di cui non sapevo niente fino a qualche giorno fa, e quindi vi ringrazio e vi saluto caldamente, vi invito all'Università della Tuscia. Grazie. Grazie Gina, grazie. Grazie ciao a te, Laura. Perché ciao, è stato un piacere. Un evento veramente molto stimolante anche per me, ho preso anche appunti. Grazie per gli stimoli, anche voi alle domande. Grazie per l'invito. Ciao. Grazie. Ciao. Buonasera.